Allora, rieccoci qui. Questa volta abbiamo sostituito, come visto prima, il pennino. Questa è la penna. Ho utilizzato un inchiostro, ovviamente Aurora Black, il mio preferito. Adesso andiamo a chiudere la boccetta d'inchiostro nel suo tappo, obbligatoriamente, altrimenti perde la qualità dell'inchiostro. Ho usato una metodologia differente, ho caricato direttamente il converter, eccolo qui, ed ora lo vado ad inserire all'interno della penna, facendo un po' di attenzione perché devo premere leggermente e poi avvitare. Visto? Si è girato anche il pennino. A questo punto non faccio altro che rigirarlo fino a che non ritorna nella posizione che noi desideriamo. Richiudo tutto per vedere se tutto è allineato. Giro leggermente il pennino ed ecco qui che abbiamo la nostra penna con l'inchiostro. Facciamo delle piccole prove. Veramente adesso è fantastica. Farina. Scorrevolezza e piacevolezza fantastica. Proviamo all'interno di questo quadretto, blocchetto. Eccolo qua. La prova. Ecco qua. Perfetto. Scorrevolezza e piacevolezza ai massimi livelli. Ottimo.